piselli. Oggi vi faccio vedere come fare una vellutata non con i piselli, ma con i loro bacelli, con i loro involucri esterni. Però ragazzi, sgranare queste cose è una gran rottura di palle. Sa che chiamerò qualcuno e mi aiuto, la solita. Quella! Eccola qua, ragazzi. Ciao a tutti. Beh, perché mi hai disturbato questa volta? Perché ho bisogno di aiuto per mondare, per sgranare i fagioli. È una gran rottura di scatole, non è che mi dai una mano? Wow! Bene, ho bisogno d'altro? Posso tornarmene alle mie mansioni? La faccio sparire io o si fa sparire? Ci penso da sola. Vabbè, è andata. Comunque, piselli sgranati e i bacelli, poi li facciamo bollire e li passiamo. L'acqua direi che bolle. Pochino di sale, grosso. Uff. E adesso ci buttiamo i bacelli ben lavati e ben sciacquati, li buttiamo dentro qua. Molto bene, possiamo scolarli. Ecco qua i bacelli belli bolliti e adesso per trasformarli in una vellutata non possiamo usare un normale frullatore mini pimer che dir si voglia perché sono troppo fibrosi. Vabbè, chiedo aiuto alla solita persona. Eccola qua, grazie strega Corvina. Avevi bisogno forse di questo? Fantastico, tomate impresse direttamente dagli anni 60 vedo. Sì, sai che io sono molto vintage, a me la tecnologia mi schifa e io schifo la tecnologia, ci schifiamo. Vedete, per cui, viene dal passato e fa il passato, spettacolare, grande strega Corvina. Grazie, arrivederci. Torna nel passato. È andato. Comunque ragazzi, questo oggettino qua che viene davvero dagli anni 60... funziona benissimo, adesso lo montiamo e vi faccio vedere come. Ed ecco qua il macchinario. Praticamente una cippatrice. Aia, cazzo, scottano. Partiamo. Minchia ragazzi, che sbattimento sti anni 60. Ed eccola qua ragazzi, eccola qua. Guardate qua, è una crema di piselli praticamente. Spettacolare.